Il commissario Ficano tenta di mettere a tacere le polemiche nate a Modica in seguito all'affissione dei cartelloni che invitano i cittadini a differenziare, che altro non sono se non la richiesta di aiuto affinché si mantenga pulita la città. Io vorrei approfittare della sua emittente per dire praticamente ai cittadini non di sentirsi offesi, perché ovviamente i manifesti che rientrano poi nell'ordinaria campagna di comunicazione e sensibilizzazione che il Comune di Modica porta avanti ormai da più di 3 anni, ma di sentirsi incoraggiati da quei manifesti che ci dice che basta poco, nel senso che se abbiamo praticamente l'unione di tutto noi, la parte pubblica con la parte privata, quindi la parte comunale con i cittadini che la parte comunale stessa rappresenta, sicuramente riusciremo ad uscire dall'emergenza. Io faccio un appello a tutti i cittadini, aiutateci per piacere e differenziate bene. Vi prego, oggi c'è bisogno di un'attenzione maggiore di quando il servizio va bene, perché altrimenti non possiamo neppure ritirare il differenziato, perché effettivamente le ditte alle quali le dobbiamo portare non le accettano e anzi vi dirò di più, avremo delle sanzioni se portiamo il cosiddetto rifiuto sporco, cioè praticamente il rifiuto non conforme al ritiro che deve essere fatto. Dal canto suo, il commissario ha garantito il massimo impegno per cercare una soluzione. Intanto è iniziata la bonifica delle discariche in città e la raccolta, seppur parziale, del secco. A complicare le cose, la situazione finanziaria dell'ente. Potrebbero infatti complicarsi di più con il protrarsi della situazione. Intanto l'ufficio sta lavorando, devo dire, in maniera molto alacre ed effettivamente impegnando forze che vanno ben oltre il normale orario di servizio, praticamente per tentare di ottenere interventi da parte di imprese a ciò autorizzato per tentare di ripulire e raccogliere. Purtroppo abbiamo avuto problemi grossissimi che, dato dall'abbandono dei rifiuti, cosa che non ci saremmo aspettati, perché la differenziata in un primo momento è andata correttamente con i ritiri praticamente settimanali previsti, e abbiamo avuto solo un problema di secco per il comune di Modica, neppure di indifferenziato. La stazione praticamente di deposito l'abbiamo trovata in Campania, come potete sapere, con un costo di circa 500 euro a tonnellata. Ma al di là del costo, che diventerà esorbitante nella considerazione che, come sapete, abbiamo anche un'altra grossa deficienza al Comune di Modica, i cittadini i costi di quest'estate se li rivedranno tra 2 anni per un sistema finanziario, per il sistema praticamente di determinazione del tributo Tari che è stato imposto dall'ARERA. Noi andiamo su N-2, cioè sull'anno di competenza -2, quando approviamo. Per cui questo PEF sarà approvato dal prossimo Consiglio Comunale, presuppongo, fra 2 anni, e lì decideranno cosa fare. Per quanto riguarda invece l'impegno finanziario di questo momento, fino a questo momento siamo riusciti praticamente a impegnare le somme necessarie. Non abbiamo grandi risorse per continuare ad andare avanti per chissà quanti mesi, però intanto il nostro pensiero principale è ripulire le città. È l'ufficio che, determinando il cumulo dei rifiuti, tenta di ripulire laddove la situazione igienico-sanitaria dovesse decadere ancora di più. Ma serve, spiega, l'impegno e il senso civico dei cittadini. Con tanto di foto alle mano, ha fatto presente che le aree ripulite rimangono infatti in ordine per poche ore. Difatti il secco viene abbandonato nonostante il divieto. Secco che contiene anche differenziata, nonostante quest'ultima venga regolarmente raccolta. Prossima settimana si saprà qualcosa in più, ma nel frattempo la priorità deve essere a questo punto quella di mantenere l'ordine.